Bene ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi siamo qua per fare un video diverso dal solito. Perché dove siamo qua? Siamo in una paese di stuntman. È già questa parola, devi capire qualcosa. Oggi rischiamo la vita per fare un bel contenuto. Per una settimana intera saremo con loro per capire un po' che cosa provano. Oggi è il primo giorno, cosa facciamo? Oggi dovremmo fare movimentazione tattica con le armi, quindi come vedete nel film, che si sparano, che si lanciano con i mitra. Dovremmo fare quella roba. E niente, adesso siamo cominciando. Questo feticcio va trattato come se fosse sempre carica. Brandon Lee Dodger. L'arma va sempre considerata carica. Poi, altra cosa importante è mai fare questo. Perché? Io non punto mai l'arma a una persona, in questo momento non gliela sto puntando. Ok. Questo è il trucco. A seconda della prospettiva io lavoro nel cinema, non sono un militare, non vado a sparare a nessuno. Io quando sono fuori sono qua ma sono qui. Okay. E per tutti quanti mi sto mirando la testa, sono fuori dal suo orecchio sinistro. Sì. Ok? Se voglio passare di qua, comunque sono qui, sto fuori dal suo range. Poi sono rotti i coglioni. Adesso facciamo vedere qui a che cazzo comanda. Mi ha preso già le pistole. Non lo so. Sì. Sulle mani tre, sinistra avanti verso indietro. Sinistra avanti verso indietro. Sinistra avanti, sì. Ok, andiamo. Vai. 10. Ancora un calcio. Ho mandato un calcio. Due. Cambio. Vai. Come andava? Vai. Vai, su. Aiuto a tirare il corpo. Oh, come? Aiuto tirando il culo verso di te. Ok. Vai, Dani. Ok. Vai. Bravo. Questa posizione verticale. Carino. Ecco. Vai. Basta. Direi che... Okay. Bravo. Esatto. Scusami. No! È stato... bellissimo. Bellissimo. 4! Indietro. Esatto. E salto. Okay. Okay. Sembra un po' LL Cool J, ma che cazzo ne sapete, no? Ragazzi, adesso abbiamo fatto la movimentazione, adesso faremo una scena da film vera e propria. Lo sapevo che c'era la verità, ragazzi. Cambio! Fame, a terra, terra! A terra, terra! Terra! Per noi è il secondo giorno, ma sarebbe già il terzo, e oggi
ci diamo fuoco. Proprio così, proprio diretto. A cannone, sta già preparando, come avete già visto. E ora useremo il Fire Skin, una specie di crema. Esatto, spieghiamolo, non è che ci diamo fuoco a caso, perché così è una pazzia, non fatelo a casa. Raccomando, siamo con degli esperti che metteranno un tot di prodotti per appunto. Ma comunque ora lo vedrete. Comunque vedete tutto dalle immagini, dalla spiegazione di Simone e di tutti gli altri stand. Bene ragazzi, ora avete visto Mika che ha ballato, ora tocca a noi, faremo dei push up con la schiena infuocata, ma lo faremo stile motivazionale. Ora vedete 3, 2. Come sei in ansia? Pronto? Guardate il ghiaccio, per... sembra ghiaccio, sembra. È tipo acqua, una roba base di acqua. Dio mio, sto bruciando tutta. Prova anche a spegnerti, spegnete di spegnerti il braccio. Bravo, guarda lì. Va. Allora Miki, com'è andata oggi? Bene? Ragazzi, è andata da Dio? Mi sento fortissimo! Sì. Mi sento un Astrid Gorilla. Ormai è carichissimo, questi occhiali nuovi, fresh, qua, guarda che... Hai avuto paura? Com'è andata? Dici un po', com'è? Raccontaci un po'. Uno Astrid Gorilla ha paura, ragazzi? No, assolutamente. E allora che domande fate? Oh, giusto. Ovvio che non ho avuto paura. Oh, bene, bene, bene. È vero, mi sono cagata un po' sotto. Ma più la prima prova o la seconda? Più la seconda in cui ero completamente piena. Ricoperta, piena, non sapevo un attimo come muovere le braccia al fuoco magari che ti poteva arrivare in faccia. Però figo, esperienza da fare, la prossima volta ci diamo fuoco tutti e tre. Ma sì, ci sta, ci divertiamo. Total dai. Body. Bene, adesso aspettiamo le prossime prove allora, no? Dai. Ci siamo, adesso tocca a me. Quindi adesso lo provare a fare una roba tipo stile pugilato, vuoto. Vediamo se si può fare, se lo chiediamo al capo degli stuntman e vediamo un attimo. Fare qualcosa un po' di scenico, insomma, per dire qualsiasi cosa succeda, tu devi continuare, continuare. Vai, fai il giro, dai, mostra, mi fai il giro, in questo momento, vai, vai, mettami la recettata. Ci sta da dire, adesso con sto caldo raga è una bomba. Fa caldo? Tutto a posto? Tutto a posto. Da qui con Simone Belli che è il boss, diciamo, no? Come si dice? Stunt coordinator. Il pazzo che ci fa fare tutte le cose. Esatto. Pazzi. Ma come siamo andati? Siamo stati bravi oggi? Allora, no. Calma. Esatto. Nelle due esperienze che hanno fatto sono stati bravini sulla prima perché Domenico è stato bravo, non so. Però perché? Perché abbiamo puntato su Claudio a mettere qualche dettaglio tecnico un po' più difficile, quindi abbiamo messo una fiamma molto interessante che vedrete. Però Claudio giustamente ha fatto quel cazzo che voleva, quindi si è alzato, ha fatto un push up, era troppo semplice per lui, ha fatto push up high five, quindi mi ha mosso tutto il fuoco, però l'ha pagata lui, quindi è andata a bosso. Brucia. Invece sul secondo sono stati molto bravi. Bene, siamo pronti per i prossimi, siamo carichi, siamo belli carichi. Non sappiamo cosa ci aspetta ancora. Non basta che lasci troppo. Non lo dico. Ok, niente. Ci vediamo in un prossimo... Yo! Bella raga! Ciao! Ciao.